Ragazzi, benvenuti. Ci troviamo qui su un gioco che sul mio canale penso, ho pensato fino all'altro giorno che non avrei mai portato. NHL 19. So che è abbastanza vicino all'uscita del nuovo NHL, NHL 20, però ho detto, ciao, proviamo questo titolo sportivo, un po' diverso dai soliti FIFA, cose che da noi in Italia vanno un bel po' di più. Ho visto che appunto la copertura del gioco qui in Italia da noi è praticamente assente, se non trailer o altre cose del canale, del gioco intendo. Io ho iniziato la mia carriera. Andiamo subito a vederla. Non vi tedierò troppo, quindi ho già fatto, diciamo, la parte iniziale, quindi sono già stato draftato, sono già stato scelto e non sono nemmeno stato tagliato, per fortuna. Devo ancora giocare la prima partita di campionato, ho solo giocato pre-season e basta, che appunto la quale pre-season mi ha evitato il taglio da parte della mia squadra, gli Arizona Coyotes. Adesso vediamo, appena caricherà tutto, bene, bene. Allora, siamo contro Dallas, quindi io direi, tra l'altro in trasferta, io direi di andare a vedere subito la partita. Magari questo tipo di video vi può piacere, questo tipo di videogioco vi può piacere, perché no? Proviamo, tanto stiamo cambiando, no? Dal nome del canale e quant'altro. Quindi, qui è il videogiocatore solitario che vi porta NHL 19. Ok, quello che non vi ho detto, sperando che l'audio della folla non sia troppo alto, è che sto giocando come ala destra, come archetipo cecchino. Quindi sniper, lo vedete anche lì. Simuliamo. Al prossimo shift, al prossimo cambio, siamo come seconda linea d'attacco, sperando di fare bene, di fare qualche gol. Entriamo. Il nostro numero 22 in maglia bianca, Arizona, in attacco, subito mi passano così davanti. Cerchiamo di ok, subito contropiede, attenzione. Porta l'autore, ecco, palla a me, attenzione. Quel passaggio in mezzo incredibile. Passa qui subito. Trovo il tiro! Peccato parata, non sapevo sinceramente bene cosa fare in quella situazione. Vediamo di cercare di dare una copertura in più in difesa. Parata del nostro portiere, molto bene. Questa poteva essere una palla mia. Ah, potevo fare un body check, è stato un mio errore qua. Andiamo a parte avanti, numero 6 degli Arizona. Bella azione qua, poteva girarla a me, peccato. Devo andare in panchina, mi cambia già il turno, soltanto qualche secondo per noi. Fatto poco o niente, vabbè. Power play avversario di 1 minuto e 22, siamo sull'1-1. Tocca proprio a me andare alla contesa del puck. Good timing, ma l'hanno presa loro. Attenzione, qua ci staccioniamo un po' a vicenda, peccato, ci siamo incollati un po' come succede su NBA. Allora, vediamo se riusciamo ad andare a questo contest del puck. Lo spiacciamo! Attenzione! Che passaggino! Parata incredibile del portiere. Ancora noi recuperiamo. Attenzione, tiro! Fuori, fuori di poco. Stiamo attaccando. Vogliamo fare qualcosa di più. Vogliamo fare qualcosa di più. Cerchiamo di farla passare in un posto dove non poteva assolutamente passare. Ci abbiamo provato. Subiamo il contropiede. Siamo ancora in power play. Attenzione, la parata del nostro portiere. Puck lanciato lontanissimo, cerchiamo di far passare power play. Io continuo ad andare al contest avversario, cercando di renderlo un po' più complicata la gestione del puck da parte degli avversari. Qua recupero palla molto bene, cerco di portarla avanti. Mi danno il cambio dello shift. Io cerco di fare qualche soluzione avversaria, ma vedo che i miei compagni di squadra non sono molto celeri a darmi il cambio. Io vado all'altro contest di cattiveria e poi decido di tornare in panchina perché mi hanno richiamato. Altro shift abbastanza povero di situazioni. Stiamo migliorando un po' il team play, però dobbiamo fare qualcosa di più. Attenzione, qua parlando è passata. E qua c'è un passaggio veramente indegno del nostro compagno di squadra. Che diavolo pensava di fare? Fanno il giro. E riusciamo a prendere la palla, attenzione, ok. Qua mi danno subito ancora il cambio, non so perché. Qua ho fatto un passaggio incredibile. Aspetto un attimo prima di dare il cambio. Ah, qui ho sbagliato io. Torniamo poi in panchina. Peccato, un
giusto un paio di minuti. Ho settato il tempo a 5 minuti per terzo, diciamo, quindi forse dovrò aumentare un po' di più, però perché no? Per adesso va bene così. Ok, rientriamo in una situazione di power play a nostro vantaggio, manca un minuto alla fine del tempo. Cerchiamo di fare qualcosa in più. Qua la palla fa tutta la linea di fondo campo. Passaggio a noi, siamo in posizione che non è proprio il nostro. Qua proviamo un tiro bruttino, direi bruttino. Dobbiamo fare qualcosa di meglio. Passaggio qui è bellino. Attenzione, vediamo se riesco a fare qualcosa. Oh, l'ho trovato. Quasi, quasi. Prendo palla io, prendo palla io. Oh, me la... Che diavolo è successo? Ok, questa l'ho presa, questa l'ho presa. Pubblico in visibilio. Sono in fuorigioco. Sono riuscito a rientrare. La palla in mezzo, amico. Ah, finito primo quarto, primo terzo, come diavolo lo vogliamo chiamare. 1-1. Non abbiamo giocato benissimo. Dovevamo migliorare soprattutto nella fase offensiva. Soprattutto al tiro, sono uno sniper, santo cielo. Quindi cerchiamo di fare qualcosa di più nel secondo tempo, dai. Mi rimettono dentro subito, circa un minuto dopo. Siamo ancora in una situazione di power play per pochi secondi. Forse l'ultima azione d'attacco in power play. Vediamo se il pack arriva da me. Sì. Passaggio bello. Se ce la batti in mezzo, ragazzo. Ho cambiato sezione. Attenzione, questo l'ho visto. Tiro là. Ah. Peccato, peccato, peccato. Era un buon tiro. Adesso la situazione di power play è finita. Siamo pari 5 contro 5 nel campo. Vediamo se riusciamo a fare una buona difesa. Il nostro portiere la para, la tiene. Zona di ingaggio difensiva da parte nostra. Inquadrano spesso e volentieri il numero 22 di Arizona Coyote, come si chiamano loro. Ok, cerchiamo di andare in avanti. Portiamo in avanti la situazione d'attacco. Cerco di fare un piccolo screen da parte per il mio compagno di squadra, però vedo che non è servito a molto. La palla l'abbiamo persa in transizione, molto male, cerchiamo di ritornare in difesa. Bellissimo body check del nostro compagno di squadra, contropiede, contropiede. 3 contro 3, passa in mezzo. Qua non so perché si è girato in quella maniera, attenzione, la palla lanciata un po' male dal portiere avversario, infatti la recuperiamo subito noi. Me la portano via subito. Cerco di farla girare un po' di più del normale. Parata del portiere di Dallas Stars. E la tiene lì e andiamo in zona di ingaggio. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare qui. Vediamo se riusciamo a prenderlo noi il pack. Uno shift un po' più lungo del solito sto giro. Attenzione, cerco di portare avanti la palla, ma mamma mia, c'è un affollamento di gente. Ancora tiro la palla che viene, il pack che viene ribattuto. Scusate se dico palla ogni tanto, ma mi viene. Cerchiamo di marcare il nostro uomo, cercando di tagliare le linee di passaggio. Ah, qua c'è sfuggito male. C'è sfuggito male qui. Molto, molto male. Ci dicono di fare il cambio. Noi corriamo subito a dare cambio, così almeno uno shift veloce. Ok, vediamo cosa ci riserva il prossimo shift. La prossima entrata in campo. Vediamo se il punteggio cambia. No, mancano 5 minuti. Siamo ancora 1-1. Rientriamo in situazione di difesa. Cerchiamo di correre indietro. Teniamo il nostro uomo. Ah, qui attenzione. Ok, siamo riusciti a salvare la faccia. Qui, mamma mia, autopassaggio clamoroso. Vedo il mio uomo. Se mi vedi ancora, se mi vedi ancora. Niente passaggio per il nostro numero 22 che cerca di liberarsi a tiro. Ah. Manona del portiere ci dice di no, peccato. Se ti levi, se ti levi. Ah, qua l'ha presa molto bene. Cos'è successo, amico? Amico, sono qua. No, ho perso una palla bruttina. Ma adesso te l'ho recuperata. Attenzione, mi chiedono di rientrare in panchina, ma non prima di aver fatto questo tiro. Torniamo in panchina. Peccato, peccato. Quasi quasi riuscivamo a fare gol adesso, ma niente. Prossimo shift. Forse è finito il secondo terzo. Esattamente. Ancora 1-1. Vediamo se riusciamo a portarla a casa questa partita negli ultimi 20 minuti.
Ricordiamo l'esordio nella stagione per il nostro rookie. Palla subito da noi, il puck subito da noi. Faccio una finta di corpo, poi succede che mi perdo via un attimo e perdo palla, quindi male male male. Vediamo se riusciamo a fare un body check di quelli pesanti. No, è scappato. Bello passaggio, ma weak passage proprio no. Cerchiamo di liberarci un attimo della azione offensiva, difensiva degli avversari. La palla è finita fuori addirittura nelle coperture posteriori. Quindi si riparte dalla zona di ingaggio offensiva per noi. 16 minuti. Vediamo, siamo ancora in situazione di parità anche numerica in campo. Nessun power play per ora. Vediamo se mi vedono tutto a destra. Questo passaggio non era bruttino, però. Il tiro parato, mi vedi ancora? Ah, tiro troppo centrale. Qui ha fatto una bella parata al portiere, soprattutto nel primo mio tentativo. Cerchiamo di andare a ostacolare la situazione offensiva degli avversari. Qua gli è sfuggito un po' male al nostro compagno di squadra. Recuperiamo subito il puck, cerchiamo di portarlo avanti in zona di ingaggio netto. Ora siamo qui, ci chiedono di fare cambi in panchina. Andiamo e facciamo sto cambio. Shift molto veloci, sono nella seconda linea offensiva, quindi non gioco la maggior parte del tempo, però siamo subito i primi sostituti. Qua hanno fatto una bella parata, peccato. Qui vediamo il nostro secondo tentativo, parata centrale, avrei dovuto tirare un po' più esterno, peccato. 12 minuti, manca veramente poco. Entriamo nella situazione di power play a nostro favore, appena iniziata, 2 minuti di power play per gli Arizona. Cerchiamo di portare a casa qualcosa da questa situazione offensiva. Perdiamo subito il puck, lo recuperiamo. Dobbiamo uscire tutti dalla zona. Rientriamo in zona offensiva. Se mi vedi, sono offensivamente. No! Questo era una buona azione. Ho sprecato. Peccato, peccatissimo. Avrei dovuto angolarla di più. Ah. Dimentichiamoci subito la situazione offensiva e ritorniamo ancora più cattivi, ancora peggio di prima. Parata, trattenuta. Si va alla zona di ingaggio. Ok, siamo ancora in situazione di power play, ancora per 1 minuto e mezzo. Cerchiamo di. Qui niente, qui riusciamo a dare un minimo di fastidio per cercare di non far perdere troppo tempo nel nostro power play. Se ce me la porti in avanti, grazie, molto gentile. Ora vediamo cosa riusciamo a ottenere. Passaggio un po' troppo all'indietro. Ok, qua ci ostacolano un po' con di fisico. Noi. Tu, questo è un bellissimo passaggio. Questo ancora mio. Gol! Sì! Hovorak! Sulla ribattuta, sul nostro secondo tentativo. Nella situazione di power play ci portiamo a casa il 2-1. 11 minuti e 47. Manca veramente poco. Mancano 11 minuti e 47 alla fine del terzo terzo. Esatto, 2-1 con il nostro assist. Sono molto felice di questa cosa. Cerchiamo di portare avanti, far girare un po' il puck. Questa è una situazione un po'. Oh, gol! Grandissima azione! Grandissima azione offensiva! Passaggio in profondità per il nostro Terry che la picchia lì sotto dove non può arrivarci il portiere. Andiamolo a rivedere subito il replay. Grandissimo, tanto pubblico invisibilio, impazzisce. Primo gol della stagione, all'esordio della stagione. Grandissimo, rookie che vuole ambire a qualcosa di più di essere solo un semplice nuovo rookie nell'NHL. Rivediamolo. Questo è un passaggio veramente in profondità grandissimo, ci ha visto nello spazio tutta a sinistra, tagliamo verso il portiere e gliela picchiamo lì di giustezza, dove non può arrivare. Però, che inizio di quarto, che inizio di terzo, ragazzi, per noi quantomeno. 3-1, la stiamo portando a casa, piano piano. Non dobbiamo fare cavolate, ora in difesa dobbiamo dare qualcosa in più. Cerchiamo di tornare indietro. In marcatura sbagliano clamorosamente il passaggio. Qua ho perso io il momento del tiro, ragazzi. Sorry. Ok, diamo il cambio. Perfetto. Non avevo capito se devo dare il cambio o meno. Ok, B, adesso B più un po' tutto. Bene, 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 ottimo. Sperando che
nella simulazione non accada qualcosa di tremendo, siamo 3-1. Speriamo. 3-2, è qualcosa di tremendo successo, dobbiamo assolutamente difendere. Infatti il focus del nostro coach è proprio quello di difendere il più possibile. Ok, porta avanti la palla, porta avanti la palla. Vedo il mio compagno sulla destra. Il passaggio non era uno dei migliori. Peccato, peccato. Molto male, molto male. Cerchiamo di tornare indietro. Visualizzazione del puck. Ok, del puck, come diavolo lo volete chiamare. Portiamo avanti la palla. Io mi sposto tutto sulla destra. Vediamo se mi vede. Ah, ma aveva visto. Ancora azione offensiva. Cerchiamo di far muovere, di muovere il puck più possibile per liberare linee di tiro. Questa era una buona linea di tiro che si era liberata. Gran peccato. Ok, eravamo in offside, ci chiedono il cambio, diamo il cambio e usciamo subito. Non abbiamo dato probabilmente la situazione offensiva, attenzione. 3-2. No, pensavo avessimo fatto gol, ma niente. Rientriamo in partita, se ci fa rientrare ancora per 1 o 2 turni, vediamo. 3-3, incredibile ragazzi, incredibile la simulazione, cosa ha provocato? 3-3. Possibile situazione di overtime. Eravamo avanti 3-1, abbastanza tranquilli. Ah, stick infraction. Qua aveva fatto la cavolata. Riusciva a bloccare un passaggio. Peccato. 2 minuti di power play all'ultimo. Non ci voleva. Abbiamo commesso un errore da rookie, proprio da principiante. Ah, rivediamo la cavolata. Peccato. Peccato. Non mi fa entrare gli ultimi minuti, che sono in seconda linea anche qua, quindi boh. Allora, sembra che mi fa entrare una situazione di 4 contro 3, attenzione. Sì, mi fate entrare. Ah, mi vuole far subito uscire, ma io sinceramente non me la sento, non me la sento. Voglio portare avanti la situazione. Compagni di squadra, non passa la palla. Qui la passata. Ha provato un tiro in swipe non proprio perfetto. Cerchiamo di dare il cambio ora. Siamo entrati per 2 secondi. Mamma mia. Vabbè. Vediamo se ci diamo ancora del tempo. Mi sa che a questo punto la partita per noi è finita. 3-4. Siamo riusciti a perderla, signori. Evviva! Abbiamo perso la partita all'overtime. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Eravamo avanti 3-1. Abbiamo buttato via una partita completamente. Peccato, peccatissimo, mamma mia. Siamo uno dei 3 stelle della partita, però un gol, un assist non è servito per il nostro esordio in stagione per portarci a casa la vittoria. Eravamo in trasferta contro Dallas, potevamo fare qualcosa di più? Sicuramente. Peccato, un gran peccato. Sicuramente abbiamo da migliorare, ma abbiamo appena iniziato la stagione, quindi... Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, vi ho portato la prima partita, la prima sconfitta, giustamente in overtime, come vedete 0-0-1. Fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto questo episodio, se ne volete vedere altri, io sono qua, ne porto, ne registrerò ancora qualcuno, diciamo. Vediamo se la cosa vi può piacere, in attesa di NHL 2020, lo voglio portare? Se questa serie va bene in questi giorni, in questo periodo... È un pensiero che sicuramente ci sarà presente e vedrò se ne varrà la pena o meno. Dovete farmelo sapere voi. Commentate, iscrivetevi, condividete. Ci vediamo nel prossimo episodio. Il videogiocatore solitario vi saluta. Alla prossima.